Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Fioretta Mari, nata nel 1942, è un'attrice, regista e direttrice teatrale italiana con una lunga carriera alle spalle. Con oltre 30 film all'attivo e numerosi spettacoli teatrali di successo, Fioretta ha debuttato in televisione nel 1970 con il film Aria di Continente. Tra i suoi progetti teatrali più importanti si ricorda il musical Menopause, che le ha permesso di esibire il suo straordinario talento in tutta Europa. I fan di Amici ricorderanno Fioretta Mari come docente di recitazione della scuola, ruolo che ha dovuto lasciare non per sua volontà. Durante la sua carriera, Fioretta è stata coinvolta in un grave incidente sul set, cadendo in una botola profonda 3 metri dopo le riprese di un film. Nonostante il trauma, Fioretta ha scelto di non denunciare il fotografo coinvolto per non rovinargli la vita e la carriera. Nella sua vita privata, Fioretta Mari è stata sposata con il cantante e attore Armando De Razza, da cui ha avuto una figlia, Ida Elena. Anche se la coppia ha deciso di separarsi, Fioretta ha sempre riconosciuto il ruolo importante che Armando ha avuto nella sua vita e in quella della loro figlia. Fioretta Mari ha trascorso 11 anni come insegnante di recitazione ad Amici, ma ha dovuto lasciare il programma per una scelta obbligata. Recentemente ha fatto un appello a Maria De Filippi per poter tornare nel cast del talent show. La sua esperienza e il suo talento sono ancora molto apprezzati nel mondo dello spettacolo e i fan sperano di rivederla presto.